Buonasera a tutti, 28 marzo 2020, ora è 21:55. Ancora auguri a mia figlia che oggi compie gli anni, ben 24. Alle 2:25 di notte nacque ed io ero davvero felicissimo, la mia prima figlia. Ho anche altri due figli, Andrea e Laura, che amo da morire perché sono l'amore infinito. Perciò Rebecca, Andrea e Laura sono l'amore infinito. Voglio dedicare anche a loro, che amo davvero con tutta la mia infinitezza e la mia esistenza, questa mia poesia racconto, che oggi, insomma, è stata ispirata da qualcosa di speciale, anche da un'anima speciale e sensibile, pura. Io la definisco l'anima dell'infinito, perché siamo tutte anime infinite. Beh, io lo decanto, lo declamo e l'anima infinita per me è parte di me. Ma adesso oggi voglio, con questo mio monologo, poesia istintiva, monologo, poesia, racconto, dirvi esattamente che cosa fa il coronavirus e cosa fa l'anima. Poi magari la metterò anche per iscritto, poi magari scrivendola la tradurrò in spagnolo, portoghese, inglese, perché la trovo molto significativa, molto bella. Comunque vi dico già, vi anticipo che non è triste, non è triste, anzi, dà speranza e fa anche sorridere, insomma, è un momento, è una poesia racconto davvero potente, anche se la musica che c'è come sottofondo, ma che poi sicuramente cambierà, perché qui cambiano i brani, mi piace molto questa compilation ed è giusto cominciare così, in modo soft, in modo, insomma, pensando e rimuginando bene a tutto. E poi ho già tradotto, adesso devo rivedere, ricordo ancora tutto, in lingua spagnola e in lingua portoghese, per tutti i miei fans che ho in Spagna, in Brasile, in giro per il mondo, e la leggerò prossimamente sia in spagnolo che in portoghese. Chiedo già scusa, disculpe por todos los errores che io farò, perché non è la mia lingua ed è difficile, però sicuramente si capirà, si capirà. Vi anticipo questo. Allora, cominciamo con questa poesia racconto speciale, speciale. E adesso poi la pubblicherò chiaramente sul mio canale YouTube. È dedicata, ripeto, alla mia famiglia, ai miei figli, a tutte le persone che amo, a tutti i colleghi, i soccorritori dell'universo, a tutte le persone che ho incontrato, sempre e anche in questo periodo particolare. Mi scrivono anche in privato, mi scrivono su Facebook, pazienti, pazienti, perché comunque io parlando in modo genuino ci si dice anche cosa si fa, no, nella vita. E io mi dico, ah, ma lei è volontario, ah, ma che cosa fa nella vita, che bravo, eccetera, eccetera. Ma io nella vita faccio questo e questo. E fra le tante cose che faccio sono anche un poeta, Walter Infinito. Poi ce l'ho anche scritto qua, Walter Infinito, alcuni lo vedono, Walter Infinito, ma... Allora, la curiosità è così. E poi comunque io voglio divulgare la mia parola a tutto l'universo. Allora, adesso questa poesia racconto avrà questo titolo. Coronavirus è l'anima dell'infinito. Chiaramente poi potrebbe essere diversa poi la poesia, perché questa è proprio istintiva, che adesso io non ho scritto e non leggo, perciò ve la sto dicendo così, istintivamente. Poi la poesia potrebbe avere qualche variante, ma il racconto poetico è quello, le parole sono quelle, cambiate con altre parole, però il significato che voglio portare è assolutamente questo. Allora, coronavirus si affaccia, guardinga ma pronta, ma pronto, perché l'anima è pronta sempre. Il coronavirus si affaccia pronto nell'uscio dell'anima infinita di noi umani, vivi, e la sua sfortuna è di entrare nella mia anima e di cercare di insinuarsi all'interno della mia anima infinita. E non solo,
a tutti coloro che c'erano infinita, perché l'anima infinita è fatta ed è composta da purezza, bellezza, dolcezza e da speranza e da ottimismo assolutamente primordiale e straordinario, straordinario. Allora, non mi perdo. Questa è poesia raccontata, perciò è anche improvvisata. E allora l'anima è lì che sicuramente si stupisce, perché vede questo coronavirus che si avvicina, apre l'uscio della porta dell'anima e guarda all'interno. Guarda all'interno e chiaramente l'anima reagisce con effetto immediato, reagisce, ma non ha paura, reagisce con tutto quello che ha. E adesso vi faccio capire che cosa vede il coronavirus. Il coronavirus Covid-19 vede qualcosa che lo lascia perplesso, che lo stupisce, che lo spaventa. Si affaccia, io dico nella mia anima, perché l'ho immaginato proprio così, e vede infiniti virus. Li guarda e sono dei virus pazzeschi, sono dei virus primordiali, sono dei virus che hanno una potenza davvero molto più forte del coronavirus, perché sono tanti. Allora dice, ma questi virus non lo guardano il coronavirus con amicizia, lo guardano con potenza e con sinergia e con un messaggio che passano con la loro telepatia fra virus. E chi sono questi virus? Sono il virus del sorriso, dell'amore, della speranza, della gioia, della forza della vita. Sono il virus dell'umiltà, della serenità, sono il virus del pianto, della paura. Sono tutti questi virus mischiati, pazzeschi, che abbiamo, le nostre parole, le nostre emozioni, la ragione, l'io primordiale. E c'è anche il virus davvero micidiale, è il virus dell'amore infinito. L'amore infinito dell'immensità e dell'universo, che si trova lì, proprio lì, ad aiutare in quel momento davvero difficile. E sull'uscio il coronavirus Covid-19 rimane basito, si ferma, vuole entrare ma non riesce ad entrare, perché sente alle sue spalle qualcuno che lo sta osservando e sta sorridendo, e sta sorridendo. Allora il virus, il coronavirus, è lì sull'uscio, osservato come in una platea infinita, una platea di un teatro universale, di cosmo, di stelle. Si sente tutto lì, si sente veramente il momento della vita. Si gira, e chi vede? Vede la paura che sorride, che lo guarda. La paura è fuori dall'anima, ma non è il virus che è dentro l'anima della paura, che sta cercando di parlare con tutti gli altri virus. È la paura infinita, è la paura primordiale, è la paura dell'universo, quella che si era allontanata, quella paura che io avevo fatto allontanare, che io avevo abbracciato con tenerezza, come voi ricordate in una delle mie poesie. E allora questa paura gli sorride, ma gli sorride dicendo nella sua mente: che cosa pensi di fare in quest'anima infinita? E allora il coronavirus si ferma e fa un passo indietro. Facendo un passo indietro sente un'altra presenza. E l'altra presenza cos'è? L'universo. Poi vede poco più là l'amore, la salvezza, la speranza, persino la tristezza. Ma tutte queste meravigliose figure sono intorno a lei, ma la paura, il terrore profondo, il buio arriva e si affianca alla paura. Si prendono per mano, vanno verso il coronavirus con modo deciso, con modo forte, lo guardano attentamente.
facendogli capire che deve allontanarsi. Tutto questo avviene nell'anticamera dell'anima. E allora il coronavirus si allontana. La paura cosa fa? Prende il suo posto, si avvicina all'anima, in quell'uscio dove poco prima c'era il coronavirus Covid-19. E cosa fa? Guarda dentro tutti i virus che ho prima descritto, li sorride, sorride a tutti, gli sorride e fa un occhiolino. L'occhiolino dicendo, ci penso io adesso. Allora cosa fa? Il coronavirus si allontana, ma la paura, il terrore, l'amore, quelli che erano fuori, quelli che sono la purezza dell'infinitezza, che hanno donato il virus all'anima infinita, si avvicinano al coronavirus, il quale pensa che loro vogliono fargli del male. Loro non gli fanno del male, gli parlano all'unisono, gli dicono, caro coronavirus, caro Covid-19, caro chiunque tu sia, allontanati e a non rivederci, perché noi qui non ti vogliamo. Hai portato tragedie, hai portato sconforto, paura, hai limitato tutti, hai portato la morte, hai portato la fine della vita, ma adesso è ora che tu te ne vada via. Vai da dove sei arrivato, ovunque tu vada, ragiona e pensa, ma non tornare più, perché noi qui abbiamo un'anima infinita, dell'amore e della speranza, ma noi qui abbiamo tutto quello che adesso ci serve per ricominciare. Abbiamo capito, tu sei stato tremendo, terribile, sei stato atroce, sei stato il buio più profondo di questa umanità degli ultimi tempi. Ti salutiamo e ti auguriamo di andare lontano e non contagiare più nessuno. Tutti lo salutano e lui si allontana, a testa china, solitario, si allontana. Ed ecco qui come fa tutta la nostra vita dell'anima infinita a reagire. Dobbiamo reagire, perché la nostra anima è infinita, la nostra anima è piena di virus che vi ho descritto, è virus che sono veramente pazzi, c'è di tutto, ma alla fine l'anima dell'amore infinito, l'anima della dolcezza, della purezza e della speranza vince su tutto, sempre e comunque. La paura è nostra alleata, il buio è nostro alleato. Ed ecco che io, in tutto questo caos pazzesco, giustamente guardo, osservo la mia anima, l'anima dell'infinito, la mia, ma anche tutte le anime infinite, e coloro che sono convinte e vedono la mia anima infinita come la mia, ce l'hanno tutti. Ma io, che ho visto tutto questo per primo, chiaramente guardo la paura, il terrore, guardo tutti questi personaggi, questi amici, fratelli, sorelle che sono lì, e loro mi dicono, se combattiamo tutti uniti, manderemo via sempre e allontaneremo sempre qualcosa che ci può distruggere. Perciò, uniti, forever and ever, per sempre, ora, più che mai, senza limiti e senza tempo, oltre il confine di tutto l'amore e di tutto l'universo, noi ci siamo. Un abbraccio, un bacio abbraccio davanti all'infinito. Baci, baci.